Note di sport. Visto che di tanta ottima musica ne stiamo ascoltando molto in questa puntata, un'altra band mitica è quella degli SOS, Save Our Souls, in questo caso Bruco al telefono. Ciao Bruco! Ciao Gabriele, ciao! Come stai? Molto bene, oggi sono giornate di pioggia, November rain, come cantava il vecchio Axel. Sono praticamente giornate di pioggia un po' in tutta Italia, caro Bruco, ma per voi il sole c'è sempre, almeno nella vostra musica si può sempre respirare, no? Questo, il sole o il soul, come volete, insomma, se volete. Parliamo un po' della vostra storia, perché per chi non vi conosce, siete una band che comunque ha fatto della dimensione live il proprio marchio di fabbrica. Avete suonato praticamente sempre, ovunque, da tanti anni, sono ormai più di 20 anni, no? Eh sì, diciamo che siamo dei vecchi rocchettari, anche se siamo relativamente vecchi come età anagrafica, però siamo da tanti anni in giro. Abbiamo, il nostro genere è il rock italiano, abbiamo iniziato sicuramente nel periodo quello un po' più fortunato. Quello del grunge, no? Voi eravate un po', anche voi un po', vi allineavate un po' con quelle che erano quelle l'ondata di grandi band che arrivavano anche dagli Stati Uniti, no? Facevano un po' di bel rock, un bel tiro. Eh sì, a noi ci piace davvero, come hai detto tu, ci piace suonare dal vivo, quindi siamo una formazione classica, batteria, basso, chitarra e voce. Anche dal vivo suoniamo tutto dal vivo, ecco, lo ricordiamo che ci sei tu che canti, che ovviamente scrivi, e poi c'è Christian Rocco alla chitarra, Stefano Guidi, sì, il batterista, e Mauro Guidi, il bassista. Eh sì, poi appunto avere due fratelli nella band è una cosa che nel rock capita ogni tanto, e sì, ed è una cosa molto particolare. E questa cosa che è molto particolare anche facilita le cose, anche la convivenza è facilitata. Per questo siete anche tanti anni che vivete insieme, siete un po' una famiglia. I fratelli lì non sono solo due, siete un po' tutti, no? Assolutamente sì, per noi la band di SOS sono la nostra famiglia, dove viviamo, ci studiamo, e quindi è sicuramente rappresenta il nostro modo di vivere. Ecco, voi avete il vostro quartier generale è Bergamo, però siete comunque stati in giro per tantissimo, un po' ovunque. La parte che ci piace adesso scoprire di te è che tu sei un tifoso della Ferrari, un grande tifoso ferrarista, vero? Assolutamente sì, io mi sono appassionato da piccolo alla Formula 1, e vabbè, la Ferrari è proprio la squadra del cuore, cioè seguo, diciamo, i grandi premi sempre, sì. Ultimamente guardo anche tutte le prove, perché mi piace tantissimo, nonostante qualcuno dica che con le nuove regole, con il motore ibrido, c'è stata un po', sembra un'involuzione dello spettacolo. In realtà, secondo me, è bellissima la Formula 1, dal vivo è una cosa spettacolare, cioè, poi Monza... abitando vicino a Monza mi viene anche abbastanza facile andare, quindi è davvero una cosa che mi porto dietro da quando sono piccolo, e giuro, tutti quanti i Gran Premi mi riguardo, mi alzo la notte. Bravo, bravo. E tifi sfegatatamente Ferrari, insomma, sei praticamente come la vedi quest'anno, che diciamo era un anno che insomma doveva essere un anno che prometteva un po' il ritorno della Ferrari sugli scudi. Assolutamente sì, diciamo che ci sono dei segnali positivi, sì. Non possiamo dire che è stato un anno totalmente negativo, no. Considero più negativo quello dello scorso anno, dove direi che lo abbiamo perso proprio un po' noi, con un calo sicuramente di vetta. Quest'anno la Ferrari ha fatto una grande crescita, c'è un giovane, ci sono tanti giovani in Formula 1, e questo secondo me è un altro aspetto molto positivo, però secondo me Leclerc è un grande talento. Vettel si è man mano ritrovato, e secondo me, adesso non voglio dirlo, però l'anno prossimo potrebbe essere il suo anno, buttiamo le dita, ce l'auguriamo. E ci sono stati dei bei gran premi, c'è stata una bella competizione con la Mercedes, e in dubbio Hamilton è un grande campione, lui non lo dice, ma secondo me ha in testa di andare a eguagliare sicuramente Schumacher, e ne ha tutte le qualità, perché è cresciuto in questi anni in una maniera incredibile, e lo si vede, è capace di gestire i gran premi. Diciamo che la Ferrari quest'anno ha avuto anche
forse per la questione di voler aumentare le prestazioni ha sicuramente avuto qualche problema in più sull'affidabilità. Ha fatto perdere punti importanti. Però ha due piloti molto forti, quindi ci auguriamo veramente che possano dire la loro se non altro nel prossimo campionato. Però comunque continuiamo a vederli questi gran premi perché sono veramente appassionanti. Come dicevi tu, dal vivo è tutta un'altra cosa, così come la vostra musica. Quindi noi vi consigliamo di andare a vedere dal vivo gli SOS Save Our Souls. E noi tra l'altro ci ascoltiamo un brano adesso, prima di concludere poi la nostra chiacchierata, che è Ancora Vivere, che è uscito all'inizio dell'anno scorso, di quest'anno praticamente, e che segnava il vostro ritorno, no? Che era con questo vostro stile che è rimasto praticamente bello viscerale, avete mantenuto sempre questo suono vintage. Questo brano tra l'altro è molto importante per noi perché oltre appunto a segnare un po' il ritorno discograficamente parlando, è un brano un po' anche legato a quello che stavamo parlando prima, perché è legato alla sicurezza sulla strada. Ecco, lo diciamo, perché c'è Andrea che è proprio impegnato come ambasciatore di Italia Love Sicurezza, giusto? Assolutamente sì, questo è un movimento di persone che in maniera così hanno a passione il fatto di portare a conoscenza la possibilità di una cultura della sicurezza. Sì. Non ci sono i corsi e tutto quanto, eccetera, eccetera, però c'è anche la possibilità attraverso, in questo caso la musica, di comunicare quella che è creare un attimino quella che può essere una cultura della sicurezza. Ricordiamo che sulle strade quest'anno c'è un dato che è sicuramente importante e purtroppo è triste perché alla fine ci sono quasi 9 morti al giorno per quanto riguarda gli incidenti stradali. Purtroppo sì. E soprattutto spesso è legato all'utilizzo di questo strumento che sicuramente fa parte ormai della nostra quotidianità, esatto, che è il cellulare. Il cellulare, però. Purtroppo. E quindi per noi è stato un ritorno, sicuramente nella nostra maniera. Ci hanno chiesto i ragazzi di Italia Love Sicurezza, che ringrazio e saluto, di scrivere un brano rock nella nostra maniera. I fan e appassionati del rock volevano un brano che fosse in questo mood e noi abbiamo scritto appunto Ancora Vivere, abbiamo cercato di tradurre quello che può essere il messaggio nel nostro stile, che assolutamente sì, puoi dirlo, possiamo considerarci anche vintage, ma perché è così, è il nostro modo di essere, insomma, infatti abbiamo iniziato in questa maniera, ne discutiamo molto spesso e noi vogliamo andare avanti su questa linea, per noi il rock italiano è un qualcosa di importante e abbiamo prodotto questo brano Ancora Vivere, quello che è un po' quello che sentivamo con questa tematica. E allora ce lo ascoltiamo, poi torniamo a parlare con te. SOS Save Our Souls con Ancora Vivere. Dove andiamo? Quanta fretta? C'è uno stop, mi stan chiamando, dai che rispondo, tanto è un attimo. Io non avrei mai pensato di andarmene via così, su quella strada che adesso ha il mio nome, l'ultimo istante sarà per sempre. Dove sono? Dove sono? Se parlerai di me, io potrò ancora vivere. Tempo se vuoi ce n'è. Puoi sentirmi, sto correndo, lo so. Solo un messaggio, uno solo, tanto è un attimo. Dove sono? Dove sono? Io non avrei mai pensato che tutto, tutto finisse lì. Su
quella strada che neanche ricordo, stupidamente, a luci spente, l'ultimo istante sarà per sempre. Se parlerai di me, io potrò ancora vivere. Tempo se vuoi ce n'è, io non ti voglio perdere, perdere, bisogna vivere, ancora vivere. Questa è Ancora Vivere, SOS Save Our Souls, con Bruco al telefono in questa puntata di Note di Sport. E allora, Bruco, parliamo un po' dell'album che si chiama proprio SOS. È un album, allora, l'hanno definito esistenzialista. Sì. Non so se sono completamente d'accordo. È un album che per me appunto è stato importante perché è stato un ritorno alla produzione discografica dopo tanti anni in giro appunto per concerti e in giro per l'Italia e non solo. Sì. E abbiamo voluto un po' fissare quelle che erano delle canzoni, delle idee, abbiamo ripreso anche dei brani che erano rimasti incisi su cassetta, tipo come sì. Madre, che è un brano che dal 93 chiude i nostri concerti e che era, ai tempi si registrava sulle cassette, quindi era rimasto lì e quindi l'abbiamo riproposto. Sì. È un brano che racconta quello che siamo delle persone che vivono una vita reale, sì, tutti i giorni, fatta di una scelta per certi versi anche difficile, quella di fare il musicista e quindi fare un mestiere che in Italia per me quindi non sempre viene visto come il mestiere dei sogni per quanto riguarda magari i genitori, così. È vero. Viviamo come tutte le persone del nostro lavoro, lo raccontiamo attraverso le canzoni. Ecco, dicevo proprio che quindi in questo caso esistenzialista mi sembra anche abbastanza calzante, anche perché poi ci sono alcuni temi che tu affronti con ovviamente un modo di fare che è, diciamo, quello autobiografico, però che raccontando un po' per immagini e raccontando su varie strutture appunto la narrazione che si svolge in queste storie ci fa capire un po', oltre che la tua percezione della del mondo che vivi, che della società in cui sei immerso, e poi la trasmetti agli altri. Devo dire che mi è piaciuto molto in Venere Acida la descrizione che fai della musica, proprio di quello che è un po' l'atteggiamento, anche la sensazione che si vive su da un palco, no? Assolutamente sì, il rapporto con la musica è un rapporto così molto, molto particolare. Sembra all'esterno, spesso sembra tutto bellissimo, certo. E alla fine vivi davvero dei momenti che sono incredibili, però vivi anche dei grandi silenzi. Quando finisce tutto, quando si spegne, ti trovi da solo con te stesso, è hai toccato le vette del mondo e sei lì e non capisci. È un rapporto davvero che poi cresce con gli anni, impari a conoscere anche te stesso attraverso la musica. Per me è stato
e non solo per me, ma per tutta la band e penso anche per tanti ragazzi, e infatti lo consiglio di suonare, sia come di fare uno sport, è molto importante, perché può essere davvero un qualcosa di terapeutico, ma come tutte le cose che vengono vissute, come tutti i rapporti, hanno i momenti belli, i momenti meno belli, e quindi è sicuramente la mia Venere acida. Eh sì, Venere acida, che è il brano, diciamo, che adesso ci ascoltiamo. Ricordiamo l'album SOS, perché gli SOS Several Souls, oltre che andare in giro a suonare dal vivo, vi fanno anche ascoltare la loro musica comodamente seduti a casa o in viaggio, quindi cercateli. Tra l'altro ci sono i vostri profili ufficiali sempre molto aggiornati, ci sono ovviamente riferimenti alla vostra band un po' ovunque, basta cercare in rete. I prossimi vostri impegni, i vostri appuntamenti quali saranno? Allora, adesso siamo concentrati di nuovo sulla scrittura dei brani. Sì. Abbiamo fatto un live recentemente che stiamo mixando, e quindi faremo uscire alcuni video di questo live, però siamo totalmente concentrati sulla parte di scrittura dei pezzi. Abbiamo idea di, diciamo, di fare un'intensa attività live a partire dal 2020. Perfetto. Perché appunto anche lì avevamo ancora del materiale, stavamo lavorando su alcune idee e abbiamo proprio voglia, a noi piace fare proprio gli album, anche perché anche questo è uscito tra l'altro in formato a noi molto caro, spero che piaccia anche a te, che è il vinile. Certo, io sono appassionato collezionista, infatti chiedo a tutti voi di mandarmi la copia rigorosamente in vinile, mi metterò d'accordo ovviamente con il vostro management perché ne voglio una copia in vinile, quindi fate bene. Comunque fare i dischi è sempre comunque una, sappiamo, uno sforzo produttivo non indifferente, però comunque è un modo per tracciare un punto bello fermo sulla vostra carriera, e a questo punto insomma arriva il momento anche di mettere un altro paletto, no? e quindi c'è la necessità, perché poi i live, si sa, sono momenti così che passano in un attimo, come dici anche tu nella canzone Venere acida, no? Che quando a un certo punto poi si spegne tutto, si rimane da soli. Quindi il disco te lo puoi mettere su, no? Assolutamente sì, è proprio quello, è centrato pienamente. E allora io ringrazio Bruco, ti chiedo di salutare un po' tutto il resto della banda a questo punto da parte nostra, e ci ascoltiamo Venere acida e ci sentiamo presto con altri brani degli SOS Several Souls. Grazie Bruco. Grazie a te Gabriele, e mi raccomando, forza Ferrari. Sempre, ciao. Prendi la chiave dei miei sogni.
sogni, la mia vanità. Non trovare scuse, non chiedere perché, ma un ritmo che cattura più forte. Io voglio viverti adesso, sentire chi sei, giocare ad essere amanti per un attimo, per un attimo. Essere liberi dentro, capire chi sei, tutta la notte frammenti raggiungibili, raggiungibili. Io voglio viverti adesso, sentire chi sei, essere liberi dentro, capire chi sei. Tu la mia Venere acida, tu la mia Venere acida. Io voglio viverti adesso, tu la mia Venere acida. Venere acida. Note di sport.